Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di EveryEye che vi consente di tenervi aggiornati sulle ultime novità del mondo dei videogiochi. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi dell'aggiornamento di agosto del PlayStation Plus. Sony ha infatti annunciato ufficialmente che gli utenti PS4 abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente a partire dal 6 agosto Fez e Road Not Taken, mentre su PS3 saranno disponibili Crysis 3 e Proteus. Non manca ovviamente PlayStation Vita, che coglie il bizzarro, metrico e Lego Harry Potter anni 5-7. A distanza di oltre un anno dall'uscita americana, finalmente Atlus svela ulteriori novità in merito alla localizzazione europea di Shin Megami Tensei 4. L'eccellente gioco di ruolo sarà disponibile nei paesi del vecchio continente a partire dal mese di settembre, ma soltanto in edizione digitale. Ottime notizie anche per quanto riguarda il prezzo budget a cui è venduto il gioco, fissato a 20 euro. Dispiace insomma soltanto per l'assenza di una versione retail, che avrebbe rappresentato un valore aggiunto per gli collezionisti e per tutti gli amanti del brand ruolistico. Electronic Arts ha annunciato di recente l'arrivo di un nuovo servizio in esclusiva su Xbox One. Si tratta di EA Access, un sistema tramite il quale i giocatori potranno avere accesso a molti titoli sviluppati dalla compagnia pagando 3,99€ al mese o in alternativa 24,99€ all'anno. Resta ancora da capire quanto varia e corposa sarà la libreria dei giochi offerta dalla compagnia, ma in merito alla questione ne sapremo di più nelle prossime settimane. Ricordiamo inoltre che il servizio non arriverà su PlayStation 4, in quanto Sony Computer Entertainment non lo ha ritenuto particolarmente conveniente per i consumatori. La maggior parte dei possessori della console paga già l'abbonamento PlayStation Plus e l'azienda ha preferito non caricare ulteriormente i suoi utenti con altri servizi a sottoscrizione mensile. Codemasters annuncia finalmente F1 2014, promettente racing game in dirittura d'arrivo il 17 ottobre su PC e piattaforme di vecchia generazione. Il gioco rappresenta il culmine di 5 anni di esperienza dello studio nello sviluppo di titoli automobilistici e sarà caratterizzato da tantissimi miglioramenti rispetto al prequel, fra cui delle opzioni che renderanno il sistema di guida ancora più realistico e simulativo. Ma le novità non finiscono qui, perché nel 2015 la compagnia presenterà un nuovo titolo di Formula 1 destinato a PlayStation 4, Xbox One e PC, che sarà lanciato all'inizio della stagione automobilistica. La software house Undead Lab, autrice dell'eccellente State of Decay, annuncerà il suo nuovo progetto lunedì 4 agosto. Lo studio ha rivelato che il titolo in questione non sarà basato sugli zombie e questa volta non verrà pubblicato da Microsoft Studios. Purtroppo non è chiaro se si tratti o meno di una nuova IP, ne sono note al momento le piattaforme di destinazione. La compagnia sta inoltre valutando la realizzazione di un porting di State of Decay per Xbox One, anche se attualmente non ci sono novità in merito. Ubisoft ha diffuso su Twitter un'immagine relativa a Watch Dogs accompagnata da un messaggio che cita la città di Camden, in New Jersey. Secondo alcune fonti anonime sarà proprio questa la location in cui sarà ambientata la campagna di T-Bone, in arrivo come DLC nel corso dell'inverno. Purtroppo le informazioni finiscono qui, ma ulteriori dettagli verranno certamente svelati nelle prossime settimane, o magari anche alla Gamescom di Colonia. E rimanendo sempre in tema Ubisoft, segnaliamo che il rivenditore svizzero World of Gaming ha inserito nel suo catalogo Assassin's Creed Rogue per Xbox 360 e PlayStation 3, con una data d'uscita fissata per il 28 di ottobre. Si tratta di un gioco non ancora confermato ufficialmente, anche se il publisher francese ha più volte confermato che un nuovo episodio della serie è in fase di sviluppo per le console di vecchia generazione. Secondo quanto riportato dalla descrizione dello shop online, il titolo sarà caratterizzato da elementi tratti da Assassin's Creed 3 e dal DLC Grido di Libertà per AC4. Sono sempre più concrete, dunque, le possibilità che vedono il reveal ufficiale del progetto durante la Gamescom 2014. Si ritorna a parlare di Homefront: The Revolution. A seguito dei numerosi problemi di natura economica che stanno colpendo Crytek, anche se non sono mai stati confermati ufficialmente dalla compagnia, in molti avevano iniziato a temere per il futuro di questo promettente sparatutto. A tranquillizzare gli animi ci pensa Koch Media, che annuncia insieme a Deep Silver di aver acquistato l'intero brand e tutti i relativi asset da Crytek. Di conseguenza, lo sviluppo del titolo verrà portato avanti da Deep Silver Dambuster Studio, di recente fondazione, che ha sede nella città di Nottingham. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top di questa edizione non possiamo che assegnarlo a Bungie. La compagnia ha infatti annunciato assieme ad Activision che la beta di Destiny, iniziata il 17 luglio e conclusasi domenica scorsa, ha registrato l'incredibile cifra di oltre 4 milioni e mezzo di giocatori partecipanti. Le due compagnie, insomma, riferiscono che si tratta della beta più grande di questa generazione ed in generale della più grande beta per console mai realizzata per una nuova IP.
Ottime notizie dunque per la software house americana, che si prepara a pubblicare il gioco completo il 9 settembre. Il flop di questa settimana spetta invece a Nintendo. La casa di Kyoto ha rivelato che il promettente Captain Toad Treasure Tracker per Wii U non sarà più disponibile nel corso di quest'anno, come annunciato in precedenza, ma arriverà in Europa soltanto nel gennaio del 2015. Purtroppo i motivi alla base di questa decisione non sono noti, ma è probabile che la compagnia nipponica voglia posizionare il gioco sul mercato nel migliore dei modi, pubblicandolo nel vecchio continente in un periodo generalmente molto tranquillo per quanto riguarda le uscite videoludiche di rilievo. Con questa notizia si chiude l'edizione odierna del Video Game News. Noi vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana. Ciao a tutti!